tornati qui su Radio Social Cost in compagnia di Fabio, non più da solo in questo caso perché abbiamo il nostro Mattia che è tornato a trovarci e metà della band dei Reverie. Ciao, benvenuti ad un social di distanza. Bene ragazzi, come ci ha presentato il mio collega Fabio, siamo qui con Matteo e Manuel. Ciao. Manuel. Allora, voi siete di Cesena, un po' sparsi anche a Forlì mi avete detto. A Bologna anche. Anche a Bologna. Vi chiedo di iniziare così un po' a gamba tesa. Voi fate, vi identificate nel genere dello screamo, sì, giusto? Tendenzialmente sì, e dopo... Se volete parlare un pochino a livello stilistico, cosa propone come genere? O anche in particolare la vostra di musica comunque. Ma allora, secondo me, per i cultori è uno screamo abbastanza classico nel senso buono, con influenze di band americane tipo L'Ama Preta, Birds in Row, comunque filone americano, screamo, e abbiamo delle influenze abbastanza scure, abbiamo molti effetti, anche i testi comunque hanno una certa tematica abbastanza cupa, diciamo. Questo, andiamo comunque a fare questo screamo, ripetendo comunque, rimanendo sul filone di queste band che ho appena nominato, buttandoci anche un po' di influenze, magari un pochino cercando le influenze, magari anche un post su un pochino più il post black o influenze lontane. Così. Infatti, da profano, essendomi avvicinato da poco al genere, ho notato che ci sono veramente tantissime influenze col black metal. C'è molta roba, soprattutto nei pezzi nuovi che ancora ne facciamo live, giusto uno. Quindi c'è blast, chitarroni distorti. Esatto. Infatti le cose che ho notato in più palesemente provenienti da black sono appunto batterie in blast e anche quella parte più ambient che solitamente c'è, magari appunto in particolare nell'ambient black metal, ma comunque nel black in generale è sempre abbastanza presente la componente ambient. Come dicevate adesso, anche l'utilizzo di queste chitarre molto dreamy, quasi a volte tendenti anche un po' allo shoegaze a volte, come suoni, molto riverberate, molto figa come cosa. Sì, ci piace. Poi ti dico, abbiamo voluto anche un po' esagerare perché comunque quando abbiamo composto i pezzi c'erano la metà degli effetti. Poi in studio, visto che appunto, come ti dicevo, abbiamo fatto le cose con calma perché c'era il Covid, abbiamo mutato su, cioè proprio siamo stati molto sugli effetti, sulla parte di distorsioni, effetti eccetera. Quindi... Ma se posso fare una domanda, perché mentre che guardavo i vostri video per appunto capire che tipo di musica facevate, voi che parte del gruppo siete? Che strumento suonate? Insomma, voi cosa mi portate qui? Io suono il basso e urlo ogni tanto. Basso e urla? Sì, che comunque ogni sta. Tanto però. No. Urlo. E tu urli, tu sei il cantante urlante. Sì. Perché appunto, avendo ascoltato le vostre canzoni, ho detto dai, adesso qualcosa è inerente a voi. Nella prima parte di Un social di distanza ho portato un pochettino le urla del mondo, che cosa voleva dire urlare, un pochettino tutto tondo. Appunto per introdurvi a questo appunto black, come l'hai chiamato Matti? Il loro genere è screamo. Screamo. Allora io direi di far ascoltare agli ascoltatori la prima canzone che ho in scaletta, cioè Non c'è luce in me, non c'è luce in te, giusto per fare sentire insomma di che cosa parliamo. Yeah.
non si è illusa in me, non si è illusa in te, dei Reverie. Oh, davvero interessante il vostro stile. E eravamo molto incuriosito sul tuo stile di canto, appunto. Questo urlo. Ci vuole della, diciamo, ci vuole dello studio dietro? Tu studi canto per poter aprire, non so, così tanto il tuo, la tua emissione? O è tutta una dota naturale? Nessuna delle due. No, nel senso... allora, diciamo che ci sono diverse scuole, nel senso molti fanno, studiano canto, quindi per farlo alla perfezione. Io sono un po' più casuale, nel senso che io ho iniziato con un'altra band, ho cambiato stile più volte perché a seconda di come mi bagattavo la voce, la gola, quindi ho fatto delle prove, diciamo... anche sforzando, anche sbagliando. Sì, perché dopo gli sforzi, esatto. Insomma, quando sforzi troppo ti vai a lacerare un pochettino la gola, esatto. Dopo ne risente molto il canto. E, diciamo che ultimamente con questa band qui ho trovato un po' l'impostazione che mi fa sentire un po' più a mio agio e che riesco anche a... come si dice, durare a durare un live intero magari che è un live intero si spera insomma magari quando sali sul palco, esatto, speri di finirlo, che non sempre è stato, cioè con le vecchie band c'erano delle volte che appunto per esempio abbiamo fatto qualche data in Germania con due o tre date in Germania e mi sono ritrovato la seconda data che ero già praticamente afono e quindi è stato da lì, è stato un momento di diciamo in cui ho detto, raga, fermiamoci un attimo perché io devo capire un attimo cosa sto facendo. Invece tu come te la cavi con le urla di sottofondo? Stesso discorso, mi sono sgolato per una vita anch'io. Comunque anch'io ho avuto un gruppo in cui cantavo e basta. Perciò cioè, negli anni e anni dopo un po' ti viene automatico capire comunque come dosarla la voce. Perché quando vedi che rimani senza, allora cioè, cerchi di capire, ah, ok, qui magari devo utilizzare di più il diaframma, devo spingere da un'altra parte piuttosto solo. Tanto tendenzialmente all'inizio si usa solo la gola perché non sei capace, quindi pensi ad urlare, come urli uno per strada, cioè. Invece va comunque seguito da una un'azione muscolare del diaframma che te lo fai mettere. Esatto, e dai, alla fine avete detto che siete arrivati a un punto in cui il vostro canto comunque vi porta almeno a finire il live. Sì, e sì, voi comunque siete... la perdi in ogni caso, cioè, perché, però magari la perdi e la recuperi prima. Cioè, non so, comunque gran Benagol senza dire Benagol è sempre base dietro caramelle, pacchi di cortisone, esatto. No, sì, diciamo che l'unico, io non sono, cioè appunto non saprei spiegare a uno come faccio a cantare. L'unico consiglio che mi sento di dire, che secondo me ho riscontrato anche appunto stessi molte persone comunque danno questo consiglio, è invece di emulare uno stile, una tipologia di voce che non ti appartiene, segui quella che è la tua tonalità di voce, cercando di appunto lavorare sul suono, però comunque non sforzando troppo, cercando di fare una voce che non è la tua. Quindi, deve essere una cosa esplicita comunque, sì. Perciò certo, no, ma sono d'accordissimo su questo discorso, anche perché anche io sono cantante, anche io ho fatto un grandissimo percorso di ricerca, di studio personale, sia con insegnanti a livello tecnico che ovviamente anche privato appunto nel mio, per appunto trovare la mia strada, perché comunque vale lo stesso discorso anche su altri strumenti, però con la voce è sempre un po' più strano perché lo strumento sei tu. Esatto. E lo strumento non lo vedi, non lo tocchi, non sai come approcciarlo, quindi o ci vai appunto sbattendo la testa, come avete detto anche voi, le prime volte ti spacchi, e è successo anche a me, è abbastanza terribile, delle prove di 3 ore finire e poi essere afono, abbastanza frustrante anche in diverse situazioni, e io non ho mai scrimmato, quindi cioè, immagino voi capita come... Comunque, esatto, capita comunque se non sai effettivamente cosa stai facendo. Però una cosa che ho notato è che comunque è un tipo di scream diverso ancora dagli scream che abbiamo sentito magari nella storia, nei generi tipo di nu metal, oppure in hardcore moderno, post hardcore, tipo ho ultimamente ascoltato per le prime volte Lorna Shore, dove c'è Will Ramos, il nuovo cantante adesso, che fa dei suoni assurdi, però è totalmente diverso da quello che fate voi, ad esempio, perché comunque
E il vostro è sì un distorto, ma sembra proprio propriamente urlato. E, è molto particolare. Infatti volevo chiedervi anche questo, cioè c'è una tecnica tipo di vocal fry di false chord dietro oppure è semplicemente proprio urlato, è proprio urlato dal profondo in sostanza? Per quanto mi riguarda non è propriamente urlato. Il mio modo di cantare non è propriamente urlato, nel senso che comunque se tu ascolti la mia voce senza il microfono non è altissima. Okay, cioè non è proprio un urlato altissimo come quello che può essere altre band del nostro genere, così. Quindi è più è più controllato sì, se vogliamo. E poi vabbè, quello secondo me che differenzia molto il tipo di cantato screamo da quello di altre band, appunto, non so, del metal o del death metal, così, che c'è un po' più di c'è quel tono un po' straziante, un po' disperato, un po' lamentoso quasi. Sì. Ogni genere comunque nell'urlato ognuno, cioè, come può essere il new metal, magari, cioè, ha un urlato un pochino più incazzato perché il messaggio vuole riferirsi allo screamo, vai magari su certe tematiche in cui c'è la voce un po' più straziante, eccetera, è proprio fatta apposta perché comunque, cioè, non stai, cioè, non vuoi dare un messaggio, capito? Cioè, perciò ogni band, ogni genere, ogni tipo di scream ha comunque parte da un messaggio di fondo, ecco, ha una sua identità propria, poiché è rilegata a quel genere lì. Assolutamente, certo. Sì. Mentre voi dicevate che siete di Forlì Cesena, è proprio originario di lì, immagino, perché 2-3 puntate fa di questo programma di Un Social di Distanza abbiamo analizzato un pochettino che cosa nasceva nei garage, per così, giusto per curiosità, siete anche voi nati nei garage come le vecchie band? Sì. O diciamo vi siete incontrati, non lo so, come si faceva nell'università, circo bassista urlatore? Noi personalmente siamo andati nello stesso quartiere, quindi ci conosciamo, cioè, praticamente da sempre. Poi ovviamente venendo su gli altri componenti o li trovi ai concerti, magari vai ai live, quindi si a parlare interessi comuni e poi diciamo perché non si fa questa cosa assieme, okay. Cioè, di base sì, come hai detto te, è così, non per scuole di musica nel nostro caso. Insomma, perché di scuola di musica ne abbiamo fatta poca, però siete nati dai garage e adesso voi siete qui un attimo interrompendo il vostro tour, dovrà iniziare, è finito? Ma noi in realtà abbiamo fatto, l'ultima data che abbiamo fatto è stato un weekend, abbiamo fatto Parma e Torino e dopodiché il nostro chitarrista è partito per la Germania, quindi siamo un attimo in fase di senza le sei corde, esatto, non le avete. Esatto, stiamo cercando un attimo di capire come muoversi, comunque abbiamo un po' di pezzi nuovi, abbiamo un po' di robe, quindi dobbiamo capire un attimo, dai. Ci prendiamo diciamo una pausa di riflessione breve, però Questo disco, immagino che queste tre canzoni che adesso andremo ad ascoltare, che tra pochissimo qui sulla scaletta di Radio Social Cost, provengono tutte dallo stesso CD, Safe, Patterns e quella che abbiamo ascoltato prima, Non c'è luce. Non c'è luce in me, non c'è luce in te. Sì. Tutte dallo stesso disco, sì. Che è il vostro primo disco. È il nostro primo disco, sono 8 pezzi, e, è stato un vero e proprio parto perché comunque è stato registrato a cavallo della pandemia e del Covid, quindi diciamo che tra quello che ci abbiamo messo a registrarlo, quello che ci abbiamo messo a farlo uscire, sono passati quasi 3 anni. Poi come facevate? Giusto, sono molto curioso. Cioè, io ti mando la mia linea di basso, tu mi mandi il tuo urlo, se qualcuno no, che realtà mi scela, o uscivate di nascosto per adesso non mi ricordo. Probabilmente una volta siamo usciti di nascosto, però siccome registravamo a Bologna. Molto rock and roll come cosa, però dai, devo dire. Sì, allora noi di base proviamo poco, quindi abbiamo sempre provato poco, quindi diciamo che abbiamo dilazionato le registrazioni e le prove proprio nel tempo, cioè siamo sempre presi molto comoda. E, no, di base ci trovavamo, abbiamo registrato, adesso faccio il cappello introduttivo, il disco è stato registrato nel capannone del batterista a Bologna. E abbiamo fatto le demo lì e poi le abbiamo mandate in America da un producer che è molto molto bravo, molto molto diciamo conosciuto nella scena del genere che facciamo, perché ha prodotto tra le band più, dai, tra i nomi di spicco, e quindi niente, ci siamo trovati da lui quando potevamo, ci abbiamo messo più di un anno a registrare e con calma abbiamo finito, poi abbiamo mandato tutto a fare mix e master da un producer americano, sì. Quindi che
io non so bene come ci si rivolge ad un producer, cioè, tu neanche noi abbiamo però siete riusciti in qualche modo, cioè, abbiamo siamo riusciti e è andato, insomma, anche bene alla vecchia tu gli mandi, abbiamo mandato una mail, questa sono io, siamo i Reveri, ciao. Più o meno sì, abbiamo mandato una mail, abbiamo detto guarda ti seguiamo, ci piace quello che fai. Abbiamo chiesto preventivo, gli abbiamo mandato io i file. Quindi magari se lui dopo un giorno proporrà diciamo uno scrimo tour in America, magari vi chiama. Speriamo. Fate un bel viaggetto, un bel viaggetto nel Nord America. Non sarebbe male. Non è mai male come viaggio. Direi di ascoltarci un altro pezzo dei Reveri, in questo caso Patterns. Se ritrovo il cursore, naturalmente, eccolo qua. E poi dopo rientriamo con Mattia e le sue domande verso i Reveri. Questo era Patterns, personalmente il mio pezzo preferito del disco, e mi dicono appunto anche di molte persone, sì, a quanto pare. Sì. Allora, io ci tenevo, visto che abbiamo parlato della voce, dello stile vocale della vostra musica e anche dello scream in generale, anche a parlare dello stile strumentale comunque. Appunto, come dicevamo, ci sono molti elementi provenienti dal black metal, in particolar modo nella batteria, che usa sempre molto dei blast, questi ritmi molto consecutivi, molto ridondanti anche in alcuni casi. Però una cosa alla quale ho fatto caso, ci sono alcuni elementi math anche provenienti un po' dal mondo del math rock, cioè, in particolar modo nelle chitarre, molte volte anche negli arpeggi, a volte con queste melodie un po' fatte con dei glissati slide. E quando voi prima avete detto non siamo molto scolarizzati a livello musicale, per niente, però comunque non è musica che viene facile suonare, magari anche a un beginner su uno strumento, no? Cioè, specialmente alla batteria, vi verrebbe da dire, perché nella batteria per fare blast ce ne vuole. Ce ne vuole. Non sono batterista, ma ne conosco diversi, ci ho suonato insieme e pochissimi sanno fare blast, a meno che non facciano parte di generi che lo sfruttino molto. Però se io dovessi prendere un chitarrista novizio, cioè suonare delle cose così, ci vuole un attimo. Quindi in realtà anche se non siete scolarizzati, io almeno vi ritengo dei musicisti abbastanza abili comunque, anche perché live, avendovi sentiti, a parer mio siete stati molto puliti come esibizione. Quindi, cioè, e non è scontato secondo me, anche perché la vostra musica non è proprio lineare, cioè comunque ci sono molti cambi, ci sono i pezzi magari sì sono brevi, però comunque molto vari, sì. Cioè c'è da seguire anche un certo discorso, il che in realtà non è molto facile,
Secondo me, poi magari a voi esce molto facile perché ovviamente è il vostro, quindi... Ma di, nel senso, so solo che quando siamo in saletta che appunto... quando siamo in saletta che dobbiamo, magari appunto arriva il chitarrista con un giro di chitarra, un riff, qualcosa, e dobbiamo, diciamo, accodarci tutti insieme per fare il pezzo. Adesso, non che non nascono sempre così i pezzi, però dai, diciamo, buone volte sì. Diciamo che non è, ci vuole un po' per mettersi lì, andare, cioè, amalgamare il tutto, perché comunque appunto forse per le band che ascoltiamo, che comunque hanno cioè, ascoltiamo appunto di tutto praticamente, però ci piace appunto anche quello che ci piace anche ascoltiamo è appunto anche i ritmi un po' storti, un po' incasinati così, perché sì, più o meno è quello che ci è venuto subito anche naturale fare. Sì, non siamo scolarizzati, però diciamo che ci siamo gasati, diciamo, a strutturare i pezzi così. Ve l'ha cavata alla grande, ragazzi. Io al primo ascolto, veramente, io poi non tratto strumenti, quindi per me chiunque sa suonare anche la canzone del sole è... Idem. A proposito, avete detto che vi siete trovati e avete subito iniziato. Cioè, l'inizio com'è stato? Avete incalzato subito o ci avete messo un po' a partire con la scrittura e anche con lo suonare? Allora, in realtà è stato un po' una magia, nel senso che comunque... che è sempre la cosa più bella quando... Sì, rispetto ad altre band che ho avuto io, nella quale magari eravamo un gruppo di amici e abbiamo detto vabbè, cominciamo a suonare, facciamo una band, qui... Ci conoscevamo tutti più o meno, però abbiamo cercato i componenti per formare una band anche un po' in base ai gusti che poteva avere una persona, all'affinità, diciamo, di ambiente. Quindi diciamo che c'è stato un periodo in cui eravamo solo io il chitarrista, che adesso è quello che è in Germania, e, che abbiamo, in cui abbiamo cercato i componenti. Okay. Uno alla volta si sono aggiunti e diciamo che è venuto mega naturale poi scrivere i pezzi che poi abbiamo registrato, quindi... Ah, quindi i pezzi sono stati composti solo te chitarrista e poi è stata aggiunta... No, eravamo inizialmente chitarrista e batterista, io chitarrista e batterista. Ok. E, poi dopo si è aggiunta l'altra chitarra, poi il basso, che non è lui che è arrivato dopo, e appunto diciamo che in realtà grazie, siccome c'era anche la pandemia di mezzo, appunto c'era sempre presa comoda, mi ha detto vabbè, scriviamo il disco tanto non, cioè, prima di suonare, perché avevamo già fatto con le altre band, avevamo già fatto un po' l'errore di magari cominciare a suonare, fare pochi pezzi, magari ancora un po' indecisi su quello che fare, non fare, eccetera. Invece sto giro abbiamo prima composto e registrato il disco e poi ci siamo messi a suonare in giro, quindi dai, è andata così e è filato tutto abbastanza bene, quindi dai, siamo... C'è affinità. Che è la cosa più importante, esatto. Alla fine in una band. Poi anche il periodo storico, diciamo che non so, anche un po' la quarantena. Adesso forse ti sto bruciando una domanda per dopo. No, infatti volevo farti in realtà una domanda proprio inerente al discorso Covid e quarantena. Per voi questo progetto, visto che appunto l'avete creato periodo Covid, è stato... confortante oppure è stato quasi più un patema da portare avanti? Cioè, vi ha aiutato nel periodo Covid oppure il contrario? Allora, a me tantissimo, perché appunto avere comunque... Io non sono di quelli che ha vissuto male la pandemia, però avere, diciamo, un progetto da portare avanti, comunque che è proprio embrionale, quindi non sai effettivamente se andrà avanti, però comunque poi era anche un periodo in cui io personalmente a livello di testi così magari avevo anche ero abbastanza ispirato, quindi anche mettermi lì appunto a scrivere è stato confortante. Non sapevamo come, cioè, appunto, se sarebbe mai suonato, per appunto il periodo era quello che era, quindi era tutto un po' così, eravamo un po' incerti, però avevamo voglia, quindi dai. Certo. E visto che hai tirato fuori la tua testa, mi piace che ti domando un po' qual è la distanza in
salto più vinculato nella prossima sera. E quindi, cioè, il salto direi quanto atmosfera, un certo tipo di attività in generale. Allora, il disco diciamo che ha un fil rouge, cioè nel senso che comunque è stato scritto anche in un periodo molto di, come si dice, autoanalisi, molto introspezione. E, diciamo, dentro ci sono analogie su, per esempio, i rapporti tossici, i pensieri disfattisti, quindi diciamo soprattutto anche periodo pandemia, diciamo che comunque essendo isolati eccetera ci sono pensi, cioè ti ritrovi comunque volente o nolente a rimuginare molto, a pensare molto a te stesso, a quello che è la tua vita, quello che fai quando appunto sei all'esterno, quindi diciamo è stato molto introspettivo. E mi sono accorto che scrivendo i testi comunque c'era un nesso, che è appunto questo qui, comunque diciamo appunto rapporti anche morbosi oppure anche con se stessi, anche sì, adesso non proprio depressivi, però comunque beh, in molti artisti, diciamo, il periodo Covid e la quarantena obbligata, insomma, li ha un pochettino intristiti nella creazione delle loro canzoni e nelle loro, insomma, nelle loro opere, mm-hmm. Quindi si sente parecchio, magari anche in questo disco qui, nel tuo scrivere, proprio un pochettino di tristezza viene fuori, ma dai, il momento poteva anche giustificare. Esatto, poi per i generi che facciamo non posso, cioè, non è che si può parlare neanche di, non so, di andare al parco, però... Una curiosità che invece mi sfrullava in testa, io che in gioventù ho vissuto proprio il tardo grunge, il new metal, che diciamo le urla sono, perdonatemi, non voglio dire una ciofeca, quasi uguali, nel vostro scrimo manca la parte melodica cantata, giusto? Come mm-hmm. possono essere quelle dei Linkin Park o degli Slipknot, che a un certo punto... Parte nello scrimo proprio non c'è la parte melodica. No, in verità alcune band ce l'hanno. Adesso penso che da noi non lo sa fare nessuno, quindi io non so cantare, cioè non so cantare. Beh, naturalmente pulito. Dopo queste due band che ho citato prima avevano grandissimi cantanti, naturalmente. Esatto. Sì, io non è, diciamo, non è una roba che escluderei a prescindere, anche perché appunto probabilmente nei pezzi che scriviamo probabilmente ci potrebbe anche stare bene una parte cantata melodica, però appunto io non ho grandi doti, te forse un po' di più, però boh. Comunque sì, adesso non è, cioè, non è una roba che nello scrimo in generale è molto in primo piano, però cioè, più avanti non si sa mai, magari mettere anche, no, perché, come possono essere dei cori, potranno essere parti, proprio si vedrà via facendo, ecco. Perché magari adesso parlo proprio spiccio a livello radiofonico, è proprio quella parte melodica lì che ha avvicinato magari persone che non conoscevano il new metal all'epoca a quella band lì, per poi scoprire le altre canzoni. Mi chiedevo se funzionasse così anche per lo scrimo, magari c'è gente che non lo conosce, insomma è più facile avvicinarsi per fare un pezzo passabile in radio, perdonatemi il termine, perché magari una radio come noi, insomma, piccola, e possiamo scegliere quello che ci pare da mandare in onda, non può succedere in altre radio, magari nelle major, che hanno determinati contratti, devono per forza mettere alcune canzoni. Beh, magari essendo comunque di più una sottocultura e anche, cioè, comunque è il genere, penso che chi faccia questo genere qui non si pone neanche molto il problema, capito? La mia canzone deve, cioè, lo fai perché è una cosa che comunque ti fa star bene a te farla in questo modo e hai qualcosa da tirar fuori, perciò non ponendosi il problema uno non è anche difficile rispondere comunque molto a questa domanda qui, cioè, più profondamente di così, ecco, secondo me. Cioè... Sì, cioè, secondo me comunque sono comunque generi che derivano dal punk, sostanzialmente, quindi c'è quella parte di volutamente di nicchia, quindi della serie, appunto, è una band che so che non magari, cioè già essere in radio, se ce l'avessero chiesto, però sì, cioè comunque anche poi sono comunque tutti generi che, come anche l'hardcore, anche il punk eccetera, anche il grunge volendo,
tutti i generi che, avendo una base molto sociale e anche a volte politica, cioè non sono generi di facile ascolto, comunque portano delle tematiche, portano dei messaggi che possono essere molto spesso anche non condivisi o comunque presi un po' così, cioè contropiede, quindi insomma chi se ne frega se non mi ascoltano, sì, le grandi masse, io voglio dire quello che voglio, è un messaggio comunque bello perché insomma volendo, sì, fa l'arte che gli piace, e quello che vuol dire è quello lì, e se mi vuoi ascoltare mi viene a cercare, è questo un po' il bello. Come facevano una volta alla fine, poi magari alcune band sono diventate spropositatamente famose, ma a volte c'è quella baza lì, cioè baza, un po' dipende, nel senso che a volte appunto sono band che non avevano assolutamente quell'intento, anzi probabilmente facevano in modo, cioè facevano proprio quel genere musicale per non finire in determinate situazioni, ci sono finite perché poi la gente si gasa, quindi Sì, che poi comunque ultima cosa, cioè come infatti il fatto che per forza non bisogna andare comodo per forza qualcuno, cioè quando fai musica in generale, secondo me, perciò che poi io ritornando, cioè a saper cantare melodico magari riuscire a buttare un pochino, ripeto, però ecco non, cioè penso che non sia proprio ricercato il fatto di metterlo per forza, per, cioè o se uno lo mette anche non per forza per andare bene comunque, cioè. Mentre Mattia, chiediamo ai reveri qui presenti su Radio Social Cost a un social di distanza, i reveri del futuro, cosa hanno in mente i reveri nel futuro, nel prossimo futuro? Incerto, no, sicuramente adesso appunto abbiamo un chitarrista in Germania, quindi stiamo cercando di capire un po' come a livello di line up come comportarci, sicuramente abbiamo dei pezzi in cantiere, sicuramente vogliamo suonare, vogliamo magari anche andare all'estero, e vogliamo fare un altro disco probabilmente, quindi dai, comunque siamo sul pezzo al momento, nel senso che comunque è un discorso che, soprattutto visto le ultime vicende, tipo gli ultimi live eccetera, comunque cioè abbiamo visto anche un riscontro positivo umano, cioè qualsiasi tipo, però cioè comunque siamo spronati, cioè siamo intenzionati, poi vediamo un po' dai come si evolvono le vicende. I nuovi pezzi che state scrivendo, ai quali immagino che stia partecipando anche tu, giusto? Alla scrittura dei nuovi pezzi questa, sì, volta, sono sempre nello stile di questo disco qui oppure state cercando sonorità leggermente diverse anche a livello di, se potete, intenzione? Spoilerare, perché è uno di giustamente, cioè, spoilerare alla fine, cioè, sì, cioè, per quello che c'è da spoilerare cerchiamo ovviamente di mantenere la stessa linea, perché comunque secondo me anche da disco a disco penso che un gruppo non è che possa, cioè ci deve essere una scalata, comunque anche se cerchi sempre qualcosa di nuovo devi sempre plasmare quello che, cioè l'idea che già hai comunque anche a livello musicale, perciò piano piano, cioè per adesso è tutto molto sulla linea comunque del disco che è appena uscito, mm-hmm, però cerchiamo sempre comunque di metterci quel, magari quel qualcosa in più, ecco, che comunque può anche andare a dare una crescita a livello ideale, capito? Certo, sui, certo, pezzi, certo, eccetera. E per quanto riguarda la produzione del prossimo disco, state già iniziando a pianificare qualcosa? È tutto molto ancora embrionale sulla scrittura dei pezzi? È tutto molto embrionale, cioè comunque stiamo buttando, diciamo che poi, cioè, avendo già pezzi nuovi, abbiamo le basi dei pezzi nuovi, poi sai com'è, magari arrivi in studio e proprio in studio pensi, ma qui ci starebbe meglio quest'altra, certo, cosa, cioè perciò è tutto molto in costruzione, ecco. Certo, immagino. E per quanto riguarda sempre il discorso testi, scrivi solo tu essendo il main vocalist oppure li scrivete insieme? Anche alcuni membri a volte hanno magari delle idee, vengono buttate in mezzo? No, in realtà sì, cioè, nel senso, per quel disco che è uscito, per il primo disco, la maggior parte dei testi li ho scritti io, anche perché è l'unica cosa che faccio, quindi cioè, nel senso, se non faccio neanche quello però ho partecipato sicuramente anche gli altri, quindi c'era per esempio l'altro chitarrista, quello che non ho menzionato, che non è in Germania, che aveva già, lui buttava giù di suo dei testi, delle idee. Qui aveva un Word document pieno di testi. Okay. Dopo ovviamente
io c'era già comunque un'idea di come di tematica, quindi diciamo si è un po' preso quello che andava un attimo verso quella tematica lì, in modo da uniformare un po' il tutto. E, però sì, sì, in verità, anzi, io ho piacere che partecipino gli altri, perché anch'io, dai, magari appunto le idee sono quelle, cioè magari appunto mi ripeto, o, per quanto poi li sento, anche quelli che magari hanno scritto un po' più gli altri, io li sento comunque rappresentati me stesso, quindi che per me è l'importante, nel senso che cioè, mi piace quando canto su un pezzo, mi piace sapere che quello che sto dicendo ha senso per me, penso sia normale. Magari ti danno giusto qualche parola chiave, una frase chiave, una situazione, sì, che devi ricordare anche in una un po' canzone. Di più, anche un po' di più in realtà, però comunque ci lavoriamo assieme, lo aggiustiamo e ecco, io ragazzo la mia idea, voi cosa ne pensate, e poi sì. Ci ascoltiamo Safe e poi ci parli allora di questa canzone, magari se c'è un piccolo aneddoto simpatico sulla creazione di qualche canzone che vi ha un pochettino divertito. Okay. Questa è Safe. Dei Reverie. Una domanda mentre che ascoltavo questa canzone mi è sorta in mente così, ma lo scrimo non si può cantare solo in inglese o anche in italiano? Perché sai, la Mara Nazionale non apprezza il cantato inglese per i gruppi italiani, così giusto per sapere. Allora, in realtà io mi trovo meglio con l'inglese, perché ha le parole più corte, cioè diciamo che come canto io mi sono sempre trovato meglio, anche perché non ho un gran come si dice, un gran spelling, un gran cioè a livello di pronuncia, non, cioè, proprio come impostazione canora, se vuoi anche amare così, cioè non è che senti bene le parole tutte lì, un po' vabbè perché lo scrivo, non è ben scandito il esatto, canto. Esatto, quindi preferisco che un inglese che non si capisce piuttosto che un italiano che si capisce metà. No, non so, però non lo so, in realtà poi anche con i pezzi nuovi mi piacerebbe provare un po' di più in italiano, fare un metà-metà magari, oppure due o tre pezzi, quindi non è escluso, però anche perché c'è da dire che diciamo lo scrimo è molto famoso, molto rinomato per l'Italia, cioè
perché ci sono state delle band di punta molto molto importanti, influenti, che sono italiane. Che cantavano in italiano? Che cantavano in italiano, sì. Lo scrim italiano è rinomato. Andrò a curiosare sul tubo, perché sono molto curioso di sentire l'italiano con tutte queste vocali super, super cantate. Sì. Qualche aneddoto sulla creazione del disco, qualche cosa simpatica mentre si creava una canzone, non so, il bassista che si è ribaltato mentre che creava una canzone, magari per una lui non c'era. O... non c'ero durante la creazione. Lui era spettatore. È vero che eri, sei entrato dopo. Ma di adesso un episodio in particolare non mi viene in mente, però è stato tutto molto ironico, perché appunto c'era con la pandemia di mezzo, e dovevamo trovare ogni pretesto per certificati falsi. Esatto, e anche tipo quando ci vedevamo non sapevamo quando ci saremmo rivisti la prossima volta, quindi abbiamo cercato appunto di fare il massimo in quei giorni lì, e ovviamente eravamo tutti abbastanza demoliti. Sì, diciamo che è stato tragicomico, però sì, adesso episodio in particolare. C'è la storia della pista che non è mai. Ah, vabbè, sì. Quella c'è il copyright, non so se si può dire. Non possiamo. No, cose con copyright, allora no, ragazzi. Invece nei live, la gente di un live che va a vedere un live scrimo, com'è come pubblico? Super scalmanato, super esaltato o molto pacato, magari? È gente che ascolta lo scrimo e si va a vedere lo scrimo, no? Non saprei che timbro dargli, ecco, cioè è gente che va a vedere un live stream, semplicemente un concerto, ok, questo qui, però magari sai c'erano, non lo so, ci sono delle usanze mentre che si fa un concerto scrimo, non so, una volta quando si andavano a vedere i concerti dei new metal si facevano addirittura le due fazioni, si scontravano come... quello è un po' più raro, però diciamo che per noi hanno smesso di farlo, hanno vietato, per quello che adesso non si fa più. Ma perché? Perché ci sono stati anche a concerti a cui ho partecipato parecchi episodi di violenza veramente marcata. Quella sarà comunque. Penso che glielo dicano prima di salire sul palco. No to waves, please. No, in realtà noi ci siamo beccati anche del pogo, quindi che comunque c'è il pogo onesto, ci sta. C'è il pogo onesto e c'è il movimento di testa così. C'è uno schema proprio. Sì. dipende. Diciamo che poi è contestualizzato anche al paese, nel senso che l'Italia, cioè, comunque ti becchi la serata magari carica, dove la gente è presa da Dio, soprattutto in alcune regioni, tipo se suoni in Veneto molto probabilmente la gente è super carica. Se suoni a Cesena magari no, un po' meno. No, ma può capitare. Vabbè, che poi alla fine, cioè, adesso comunque è anche salita molto, cioè, proprio il fatto dei concerti che possono essere scrimo, possono essere black metal, comunque, cioè, la gente si sta ricaricando piano piano negli anni, perciò anche... Beh, essendo stata chiusa per un po' di tempo, diciamo che i concerti sono ritornati a essere carichi come magari in passato. Ma sì, comunque, cioè, essendo, cioè, un concerto comunque è sempre un fatto molto di empatia, cioè, quando suoni, perciò penso che la gente che fa casino, anche perché si sente di fare, perché tu gli stai trasmettendo questa cosa che la porta comunque a fare, cioè, determinate cose. Sì. Perciò è tutto molto spontaneo, ecco. Devi sia la reazione del pubblico che tutto il resto. Ecco, ad esempio, voi come lo vivete il pubblico quando vi trovate in situazioni live? Cioè, la vedete come una cosa che vi aiuta, che vi dà carica, oppure la vedete come una cosa da temere? Assolutamente che ci dà carica, cioè, comunque suoniamo in primis per noi stessi, e poi comunque, cioè, anche se vai a fare concerti è normale che, cioè, certo, se il pubblico più carico è, più ti carichi anche tu, ecco. Ovviamente. Sì, no, esatto, anch'io. Io empatizzo particolarmente se la gente è ferma, la gente dà almeno un cenno di coinvolgimento, e quindi di base... Diciamo che il pubblico che si muove almeno un pochettino ti sprona, sì, anche, esatto, a fare meglio, insomma, a, sì, dare il massimo sul palco. Esatto, perché sennò è proprio performance, cioè, quasi da X-Factor, sì, cioè, un po'...
Quindi sì, cioè, sicuramente è importante, cioè, fondamentale. Com'è stato per voi suonare la prima volta live dopo il periodo pandemia? Specialmente con la vostra band attuale. Ah, noi abbiamo fatto la prima data, abbiamo fatto la post pandemia, con la gente seduta. Quindi eravamo a Bologna, all'aperto, e davanti avevamo le tavolate della gente con gli spritz che ci guardava. È stato bello, cioè è stata la prima data, quindi sicuramente c'erano, dai, delle belle vibes, però comunque la sentiva la differenza. La gente che appunto deve star seduta, sta seduta perché deve star seduta, però comunque è seduta, quindi è un po' più freddo, un po' più... Dopo la prima data, senza l'obbligo di stare seduti, mi sa che quella che abbiamo fatto sempre a Bologna al Freak Out, e lì è stato il contrario, la gente scaricata, forse erano tutti ubriachi, comunque c'è stato il pogo, c'è stato... Immagino. Ecco, domando un po' così, suonate a volte sbronzi e cose simili o siete sempre estremamente lucidi quando suonate? Così. Ma né l'uno né l'altro. No, nel senso che... Onestamente brilli? Allora, io ho un mio limite, perché in passato è successo. Suonare comunque, non è esatto. Che puoi esatto. Per terra. Vabbè, assolutamente. Penso sia successo a entrambi di suonare parecchio alterati. No, l'importante è capire che comunque tu stai facendo una tua cosa e devi presentarla nel migliore dei modi. Quindi, esatto, dai, quindi... Due, tre birre ci stanno sempre. Però. No, esatto, un po' di... appunto, anche per riscaldarsi. Per riscaldarsi un po', sì. Infatti volevo attaccarmi a questa domanda un po' così, per chiedervi se quando portate le vostre cose live, cioè l'intenzione che avete è quella di riprodurre quello che avete registrato, oppure di cercare di viverla in modo diverso ogni volta e di cercare di portare una sensazione nuova? Cioè, aspetta, spiegami in Senso. Quando suonate live i vostri pezzi. Ok. Cioè, non dico proprio a livello strumentale, dico quasi a livello più emotivo. Cioè, cercate di rivivere quello... La seconda, assolutamente sì. Cioè, noi stiamo riportando il disco e quindi vogliamo riportarlo come lo abbiamo tirato fuori. No, sì, però, cioè, nel senso, comunque, adesso vabbè, poi io parlo sempre per me, però secondo me, soprattutto anche per l'ambiente in cui suoniamo e il genere che facciamo, se ci scappa anche un errore, due, tre, l'importante è che ci sia un clima, cioè, nel senso, comunque non facciamo del jazz, quindi... Diciamo che è un genere molto sporco, è un genere comunque che deve trasmettere determinate sensazioni, e quelle sensazioni secondo me le dai di più dal trasmettere a livello proprio emotivo quello che stai facendo, piuttosto che suonare bene. Cioè, non che ovviamente si punta a suonare bene il meglio possibile, però si punta, cioè, almeno secondo me è quasi più importante... cioè, che non stai facendo quello che stai facendo perché trasmettere che sei lì, che vuoi essere lì, vuoi essere carico, vuoi goderti la situazione. Poi delle volte magari tu sei diciamo musicista, ti accorgi tu di aver fatto l'errore e dall'altra parte in realtà non se l'è neanche calcolato nessuno, perché non sono mai stato in grado di capire esatto. Che è un errore o no, insomma. Sempre così. Spesso è successo in molti live che l'artista in genere all'errore magari ha dato un pochettino di escandescenza, quando magari invece lì non se n'era accorto nessuno. Io dopo sempre, personalmente dopo sempre, capito? Ma quando scendo magari la gente dice una figata così, però magari te da musicista dentro, poi se ci possiamo definire, sei sempre molto autocritico comunque, perché magari hai scherzato quella roba che hai sentito solo tu, come stavi dicendo adesso, perciò magari ce l'hai un pelo con te stesso, ma passa subito, perché comunque lo vedi se live è andato bene o no, sì, capito? Certo, come ha detto anche lui, non facciamo jazz, non suoniamo alla Scala di Milano, cioè... Sì, diciamo che è un genere un po' sporco, ti permette di coprire un po' di più anche... Sì, è più una roba diretta comunque, saltata. Non... cioè non siamo, guardare, capito, il pelo dell'uovo, cioè noi dobbiamo riportare bene comunque quello che facciamo, che però alla fine stiamo suonando
Cioè, stiamo suonando per noi stessi e per gli altri, cioè non ci interessa proprio la tecnica musicale proprio precisa. Abbiamo gli ultimi 9 minuti da passare insieme qui ad un social di distanza su Radio Social Costa, in diretta su Twitch. Scriveteci pure se avete qualche domanda da fare ai Reverie, o mandateci un messaggio al numero 331-6935-843, anche vocale se volete, che lo ascoltiamo molto volentieri. Direi di ascoltarci l'ultima canzone, Portraits of Egoism, e poi i saluti finali, e magari ci dite se nei prossimi giorni farete, giorni o mesi, dei live qui in zona, che la gente che magari ci segue riesce a raggiungervi meglio, magari anche solo Forlì, se sì, no, o Bologna. Battute qui su Radio Social Costa, un social di distanza con i Reverie, al quale prima, mentre che suonava la canzone, gli avevo chiesto se avevano dei live a breve, diciamo nella zona in cui gli ascoltatori di Radio Social Costa potessero raggiungerli. Dicevate appunto che al momento no, anche perché appunto siamo in questa fase un po' di non so come dire, pensamento. A Veneto, però a gennaio, ancora in forse, però sì, magari ne vengono fuori sicuramente alcune, dai, comunque noi adesso magari appunto prendiamo un po' di pausa, poi... E dopo, dopo li sponsorizzerete nei vostri social, se volete dirlo potete dirlo? Instagram, Reverie Band X, perché era già preso Reverie Band, e Facebook è poco,
e basta, più che altro Instagram. Instagram, sì. E naturalmente su YouTube, se vogliono ascoltarvi, Spotify, anche su Spotify, sì. E vi cercano proprio come Reverie Band X. Reverie. Okay. Dovete scrollare un po' perché ci sono un sacco di Reverie. È un nome molto, molto utilizzato, che tradotto vuol dire, scusatemi, allora, riunione? Diciamo un sogno ricorrente, è un termine che definisce un sogno quasi ossessivo, poi ha svariati in realtà significati, quindi ci piacevano i nomi corti. Per voi cosa significa, quindi? Per noi è una cosa un po' onirica, noi comunque ci piacciono molto le cose, concetti astratti, cose un po' oniriche, un po' che analogie che richiamano non direttamente delle cose, anche i testi sono molto, diciamo, parafrasati, cioè non sono richiami proprio spiccioli a concetti, sono più... quindi sì, ci piace questa terminologia, questo linguaggio, quindi cioè il nome sì, si rappresenta per quello probabilmente. Molto bene, siamo arrivati alla chiusura del nostro programma, ringrazio Mattia che è venuto qui a presentarci i Reverie con Matteo, Manuel, grazie a voi. Grazie, vi saluto, grazie di essere venuti qui ad un social di distanza, mentre noi ci vediamo domenica prossima dalle 18 alle 19 con il più classico del programmi a un social di distanza, dove parleremo di qualcosa, ancora non so che cosa, decideremo naturalmente nel corso della settimana, e dalle 19 alle 20 presenteremo invece Andrea Bolognesi, grazie Matti che mi sei sempre sul pezzo. Andrea Bolognesi, ci rivediamo domenica prossima, sempre qui ad un social di distanza. Ciao!